tempo di fortezza, una virtù per affrontare il mare agitato dell'esistenza. Lo noterete perché ha questa copertina azzurro, blu, cobalto con questo bellissimo titolo e la copertina raffigura il Križevac, quindi siamo a Međugorje, il Monte della Croce, è un'alba e c'è tutta questa gente in preghiera sotto la croce. Questa è la copertina. Un'introduzione brevissima e poi voglio leggervi i titoli dei vari capitoli perché vi danno idea dei temi trattati all'interno del libro Tempo di Fortezza di Padre Livio. Come affrontare le sfide di questa nostra epoca sempre più precaria, in cui la lotta tra bene e male pare sul punto di raggiungere il proprio apice e ogni luce si estingue, avvolta dall'avanzare delle tenebre. Per Padre Livio una risposta a queste domande esiste e risiede nella fortezza. Ma non bisogna confondersi. La fortezza non ha nulla a che fare con la forza fisica, la violenza o la prepotenza. È piuttosto, insieme alla prudenza, alla giustizia, alla temperanza, una delle quattro virtù morali sulle quali l'uomo è chiamato a costruire se stesso. È una qualità dell'anima e quindi spirituale, necessaria, imprescindibile per affrontare quel cammino che è la nostra vita e che per sua natura è faticoso e colmo di insidie. Ma ognuno di noi, addestrandosi fin dall'inizio alla pratica di questa virtù, può trovare il sentiero per uscire da questo labirinto di illusioni. E grazie all'intelligenza e alla volontà che gli è stata donata, navigare attraverso il mare agitato dell'esistenza senza affondare, aprendosi un varco al di là di queste tenebre verso l'eternità. Allora vi do i titoli dei vari paragrafi, così vi fate un'idea dei temi trattati, approfonditi da Padre Livio in questo suo ultimo lavoro, che è Tempo di Fortezza, una virtù per affrontare il mare agitato dell'esistenza per Edizioni PM. Allora, Padre Livio comincia con trattare il senso della vita. La vita è un dono divino. L'uomo, immagine divina. L'uomo, amico di Dio. La miseria della vita nel peccato. La vita è un'occasione unica. La vita è un tempo di decisioni. La vita è un pellegrinaggio. La vita è un tempo di prova, di oscurità, di sofferenza, di coraggio, di fatica, di combattimento spirituale, di tentazione, di mortificazione, di persecuzione. La vita è un tempo di ardimento, di grazia, di conversione, di preghiera, di fedeltà, di missione. E siamo al capitolo 24, il tempo della grande apostasia, che è quello che stiamo vivendo, il tempo della grande apostasia. Capitolo 25, la religione mondiale, la deificazione dell'uomo. La deificazione dell'uomo, la manifestazione dell'anticristo, il dissolvimento della fede, la falsa luce della menzogna, il fumo di Satana nel tempio di Dio, la cristianofobia globale. Gli ultimi capitoli sono da non perdere. Il fumo di Satana nel tempio di Dio, la cristianofobia globale, la forza invincibile della preghiera, la grazia del martirio, la risurrezione della Chiesa. Vedete come sviluppa, proprio mamma mia, tutti questi temi per giungere poi alla risurrezione della Chiesa. Tutto questo lo trovate in Tempo di Fortezza,
L'ultimo libro di Padre Livio, Una virtù per affrontare il mare agitato dell'esistenza, per Edizioni PM, già in distribuzione su tutti gli store online. Qui da noi da dopodomani, mi pare. Perfetto, richiedibile anche a Radio Maria, ma da dopodomani. E poi ve lo mostrerò proprio in diretta. Già potete richiederlo comunque chiamando lo 031 610 600 oppure inviando una mail a info.ita@radiomaria.org oppure su WhatsApp 031 610 610.